In questa settimana che porta alla fine del 2021, parleremo di alcune cose che vale la pena ricordare di questo altro anno condizionato inevitabilmente dalla pandemia. La prima è contenuta in due articoli usciti su Corriere della Sera l'1 e il 2 agosto, in cui lo scrittore Antonio Scurati ha raccontato l'evoluzione della figura del padre di famiglia nella società contemporanea, tanto più, appunto, in tempi di Covid. Scurati, vincitore nel 2019 del premio Strega con M, il figlio del secolo, primo volume di una trilogia dedicata alla parabola di Benito Mussolini e del fascismo, ha voluto leggere personalmente questi due articoli per Corriere Daily. Da ieri, 27 dicembre, è disponibile all'ascolto la prima puntata. Oggi, 28 dicembre, è il giorno della seconda. Dopo essersi interrogato sulla figura maschile, Scurati allarga il campo analizzando le nuove modalità di interazione con quella femminile nel momento difficilissimo in cui una gravidanza e una maternità devono fare i conti con la più grave emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni, la pandemia del coronavirus. Diciamolo, la partocipazione fu un disastro, un caos primigenio, una piccola apocalisse. Andò tutto storto fin dal principio. 48 ore di doglie, scarsa dilatazione, e mentre scrivo questa parola ancora mi vergogno, poi sofferenza fetale. Il battito cardiaco della nascitura che, velocissimo e amplificato nella sala parto come a un concerto rock, improvvisamente si spegne in brevi sincopi di terrore puro. Infine, cesareo d'urgenza, deciso, contro la volontà della madre, da un primario che a ogni nostra domanda angosciata rispondeva, sordo e stolido, la gravidanza non è una malattia. Un terremoto, letteralmente. La vita che, per continuare ad essere, deve terremotare il proprio mondo così da poter sopravvivere in prossimità della propria apocalisse. Il buon padre di famiglia, dopo aver assistito, inerme e inutile fino all'ultimo, ora attende da solo, accasciato in uno stanzino. Ed eccola lì. Un infermiere gliela porge. Lui non sa che fare e allora la prende tra le braccia. In quell'istante, con la figlia tra le braccia, inebetito, incantato dal mistero, totalmente sopraffatto, eppure migliore di quanto sia mai stato, il nuovo padre è un idiota del cosmo. Un adulto puerile, deficiente e commosso, che apprende per esperienza, momento dopo momento, i rudimenti della vita sul pianeta Terra. Poi, dopo quell'istante di vertigine cosmica, tutto ricomincia, prosaicamente, ad andare a rotoli. Madre e neopadre non si riprendono più da quel parto traumatico. Per quanto loro si sforzino con buona volontà, l'evento sconcertante traccia un'incrinatura sul cristallo sottile della loro relazione e l'incrinatura, per quanto sottile, purtroppo ha questa caratteristica. Può soltanto ampliarsi, mai regredire. Alcuni anni più tardi, dopo una crisi infinita, i genitori di Elle si separano. Dissolvenza in nero. Sono trascorsi 10 anni dall'apocalisse ostetrica alla Mangiagalli di Milano. Il buon padre di famiglia ora ne ha compiuti 50. Si sente troppo vecchio, decisamente troppo vecchio per certe cose. Inoltre, indubbiamente, lo è. Eppure deve ammettere con se stesso e con la sua nuova compagna che fare il padre gli riesce bene. Elle, nonostante la nascita turbolenta e la separazione dei genitori, è una bambina serena, sana, forte, adorabile, affezionatissima al suo papà idiotico che la ricambia di affetto e di cure. Durante la separazione, pensate, quando alla mediatrice ho chiesto di poter tenere con me mia figlia per metà del tempo, scoprii di essere classificato come padre sollecito. Inoltre, come cantava il poeta, la stagione dell'amore viene e va. Adesso c'è una nuova compagna, di 20 anni più giovane. C'è anche, va detto, una pandemia devastante, la più grave emergenza sanitaria dell'ultimo secolo. Ma il cuore, lo si sa, non è un muscolo logico e non c'è bisogno di aggiungere altro. Vengo dunque a sapere che la mia compagna è incinta al principio dell'estate 2020. Ho appena compiuto 51 anni. Nemmeno il tempo di raccapezzarsi e al principio dell'autunno arriva la seconda ondata e comincia l'odissea del buon padre di famiglia. Mi perdonerete, spero, la ricaduta nel paragone epico.
L'Odissea comincia con i vaccini nell'ottobre dello stesso anno. Non sono ancora i vaccini anti-Covid, sono più modestamente i vaccini anti-influenzali. Ma bastano questi a scoprire che la nostra società non tiene più in nessuna considerazione le puerpere. I dirigenti sanitari della regione Lombardia, inetti e sciagurati, quelli di allora, non sono stati in grado di assicurare una fornitura adeguata di vaccini anti-influenzali alla popolazione. Inoltre, non hanno contemplato in nessun modo le puerpere tra la categoria fragili. Alla Mangiagalli, dove a dispetto di tutto nascerà anche la mia seconda figlia, le liste d'attesa sono infinite. Il medico di base è svanito, trincerato nella nebbia delle precauzioni anti-Covid. Alla fine ci vuole l'esercito per vaccinare la futura mamma. Il buon padre di famiglia la accompagna in una bella mattina di sole invernale alla caserma di Baggio e la guarda, ammirato e commosso, farsi strada con il suo pancione e il suo passo a papera verso una tenda militare tra ufficiali medici gentilissimi in divisa mimetica e ottuagenari scheletrici accorsi lì da tutta Milano. Il tramonto e l'alba della vita procedono fianco a fianco verso un ago ipodermico. Questa volta il buon padre di famiglia ha messo le cose in chiaro fin dal principio. Io, in sala parto, non ci vengo. Si è dunque mobilitata la suocera. Vive in un'altra regione, la Lombardia in zona rossa per mesi, ma la circostanza giustifica lo sconfinamento. La suocera, pur conducendo vita ritirata e pur godendo di ottima salute, per scrupolo si sottopone a un tampone molecolare prima di mettersi in viaggio verso figlia e futura nipote. Una telefonata scossa da singhiozzi di pianto annuncia che il tampone è risultato positivo. Soggetto contagiato, del tutto asintomatico. Il padre e la madre ora sono perfettamente soli. Una diade senza finestre verso l'esterno. Trascorrono il Natale dell'anno del Signore 2020 in attesa dell'evento, autoreclusi nel loro appartamento di Milano. Una clausura rotta soltanto da pericolose sortite nel mondo infetto dettate da esigenze mediche. Il futuro padre, quasi sempre, costretto ad attendere sulla soglia. Il destino ha così bellamente infranto i patti siglati consensualmente da questi due piccoli esseri umani felici e trepidanti. L'ospedale ostetrico ginecologico Luigi Mangiagalli di Milano ha infatti un reparto in cui accoglie le future madri contagiate dal Covid. I protocolli sono dunque improntati alla massima sicurezza. Per la degenza post-parto nella clinica Santa Caterina, uno di questi prevede un unico accompagnatore, sottoposto a doppio tampone e poi impossibilitato a uscire dal perimetro dell'ospedale, salvo non poter rientrare. Data la situazione, con la suocera positiva al tampone, se non sarà il padre ad affiancare la puerpera, questa rimarrà sola per tutta la durata del ricovero. Come sola è stata, per necessità, durante tutte le visite, i test e via dicendo. A dispetto di tutti i suoi proclami bellicosi della vigilia, il padre andrà di nuovo in sala parto. La chiamata arriva alle 21 del 5 gennaio. La madre è già in ospedale dalla mattina. Il padre è a casa a mangiarsi il proverbiale piatto di spaghetti. Ci siamo, 10 centimetri. Ora anche lui è ammesso nella zona protetta. La pasta asciutta resta sul tavolo della cucina. M nasce esattamente 12 ore dopo. 12 ore in sala parto. Viene alla luce nel giorno dell'Epifania dell'anno 2021. La luce è quella violacea di un neon d'ospedale e l'anno sarà ricordato come quello terribile della seconda ondata di Covid-19. Ma per Maria, così si chiama M, quella luce assurda è la luce del mondo. Per sua madre e per suo padre, quell'anno resterà come l'anno in cui è nata la loro splendida figlia. Il primo volto umano visto dalla piccola M, venuta al mondo in questo anno e sotto questa luce, è un volto mascherato dal naso in giù, eppure ciò non le impedirà di scorgere in quegli occhi, sì, bastano gli occhi, il volto dell'uomo, anzi, il volto della donna. Riguardo all'autentico eroismo della madre di M, basti dire che, come tutte le altre in questi drammatici giorni, ha partorito con la mascherina. Spinga, spinga, respiri, respiri.
come se fosse facile con naso e bocca ostruiti da una FFP2. La madre lo ricorderà con giusto sdegno e orgoglio a chiunque, operai, fattorini, runner metropolitani, si giustificherà per il fatto di non indossarla cercando un alibi nella fatica del suo lavoro. Io ho partorito con la mascherina, li fredderà la madre dopo aver ascoltato le loro risibili scuse. Quanto al padre, invece, la parte memorabile della sua esperienza comincia proprio adesso. Non volendo lasciare sole madre e figlie, si unisce a loro nel nido. Per 3 giorni e per 3 notti, quello che in un passato prossimo fu soltanto un maschio inseminatore è ammesso nel regno delle madri, nella sua zona più intima e recondita. La camera di una clinica ospedaliera, sigillata verso il mondo esterno, diventa il luogo di un esperimento umano senza precedenti. Madre e figlia condividono con il padre, accampato su un divano, i primi giorni di vita della creatura. Le prime ore sono addirittura del padre, che, contravvenendo a ogni norma di prudenza, concede alla madre sfinita qualche ora di sonno. Lo sciagurato prende la bambina piangente sul proprio petto e, immobile come un sasso, cullato dal respiro affannoso della madre, dorme con lei il primo sonno della sua vita. Quelle poche ore e pochi giorni inaugurano forse davvero una nuova epoca dei sentimenti umani. Ora milioni di anni di storia evolutiva e millenni di storia culturale sono davvero consegnati al passato. Il padre, da sempre comandato a sorvegliare il lato esterno del nido, quello duro, quello freddo, quello rivolto al mondo di fuori, il suo confine aguzzo e frastagliato, ora abita, insieme alla madre e alla figlia, il versante tenero, caldo, morbido, liscio e sferico del nucleo vivente. L'unico versante che conti davvero qualcosa. Grazie, Antonio Scurati. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari con la collaborazione di Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.